Pronto? Pronto, Fotocult? Sì. C'è Emanuele, sono Emidio. Ehi, Emidio, ciao, sono io. Ciao. Oh, ciao Emanuele! Ciao, ciao. Ehi, Senti, come stai? ti ho chiamato perché devo scrivere il pezzo sulla nuova Panasonic che abbiamo visto insieme. Ho Sì. detto facciamolo insieme a sto punto, no? Sì, Perché facciamo. io sono stato più attento al video, visto che te eri più attento alle foto. Dico facciamolo insieme, ti va? Eh D'accordissimo, d'accordissimo, un bel lavoro a quattro mani, va bene, va bene. sì, no, Sì, poi in come al solito effetti. non è la prima volta che facciamo una cosa del genere. Anche ne avremmo potute fare di più, in 20 anni che ci conosciamo, però dai, ci sarà Sì, tempo per questo è vero. recuperare. Cominciamo adesso. Senti, io ti chiedo subito una cosa, perché anch'io stavo scrivendo il pezzo. Alcune differenze secondo te, non so se vogliamo cominciare subito a parlare delle differenze della parte video o se vogliamo fare un'introduzione generale, magari facciamo un'introduzione Ah, ma generale tu lo vuoi fare perché subito? Così, proprio cotta e mangiata? sì, perché in realtà non abbiamo neanche detto di quale macchina stiamo parlando, e stiamo parlando della nuova Panasonic Lumix G9 Mark II. Che dopo un bel periodo di stop, diciamo, no? Di riflessione, chiamiamola così, da parte di Panasonic, torna a rinverdire il settore delle micro 4 terzi di stampo prettamente fotografico, perché da quello che ci hanno detto in conferenza, la G9 Mark II ha un'impronta prettamente fotografica, quindi non vuole andare a pestare troppo i piedi alla GH6. E al tempo Sì, stesso tutte chiacchiere segna. distintivo. Lo so, tutte chiacchiere, però da quel poco che ho visto mi sembra che le chiacchiere questa volta corrispondano a parecchia sostanza. E tra Lo l'altro una dico, cosa che. tutte chiacchiere che non vanno a dar fastidio alle videocamere, perché in realtà. Allora andiamo al sodo, perché dici che possono dar fastidio alle videocamere? Perché alla fine, allora, sembra l'ennesima foto-videocamera con sensore micro 4 terzi da 25 megapixel circa. Sì, il marketing ci ha detto, soprattutto foto, infatti ho visto che ha delle caratteristiche che poi magari mi spiegherai un po' meglio, fotografiche, che ho magari intuito standoti dietro l'altro giorno, però di fatto la parte video è molto molto importante, non solo per la quantità di formati che è possibile registrare, l'area del sensore con e senza crop, il 422 in camera a 10 bit, ma anche per esempio la possibilità di registrare su schede esterne con interfaccia USB Type-C, anche se poi ci vorrà l'alimentazione e quindi anche un cavo. Cioè, diciamo un adattatore particolare che permetterà di collegare sia il power bank, tra virgolette, di Panasonic che il supporto di memoria esterno, per esempio. E questa è la differenza rispetto alla No, nel GH6? senso che anche qui si può registrare. Cioè, Ci sono anche tante altre piccole differenze, anche sui formati che possono essere registrati. Per esempio, qui paradossalmente nella G9 Mark II. Manca la possibilità di registrare in camera tipo il 4K a 8 bit per componente oltre i 30 fotogrammi al secondo, che è una stranezza, e bisogna registrare per forza 10 bit, tra virgolette, e che non è ovviamente un problema che per chi usa questa macchina, che di fatto è insomma, un componente prosumer di qualità, quindi è chiaro che si registra a 10 bit, anzi, se si potesse magari anche di più. E Certo. poi c'è la possibilità di girare con parecchi formati, con gamma dinamica, non solo l'hybrid low gamma, ma anche altre curve del gamma e altri spazi colore. Quindi diciamo che se io vado a vedere le caratteristiche video, sono molto interessanti. Anche l'audio possono essere registrati 4 canali, c'è anche l'ingresso compatibile XLR. Quindi ripeto, le possibilità. Sulla carta, cioè le caratteristiche tecniche sono da videocamera molto interessante, ben Senti, oltre una fotocamera, ecco questo.
Una delle questioni più dibattute negli ultimi tempi è la durata della registrazione quando stai spremendo bene il processore, quindi 4K, 8K. Ora io adesso non ricordo esattamente se la macchina fa anche l'8K, però la domanda è... non fa l'8K, ok, ma... No, si ferma al 5,8K a 30 fotogrammi al secondo e al 5,7K a 60 fotogrammi al secondo. Secondo te la mancanza di una ventola potrebbe, di raffreddamento, potrebbe provocare l'arresto prematuro della registrazione? Allora, ovviamente quello che abbiamo fatto è un first look di pochi minuti, abbiamo giocato con la macchina con una, diciamo, temperatura gradevole, perché c'erano, che ne so, 25 gradi a Milano l'altro giorno, sì, e non c'era neanche il sole diretto. Io ho visto, magari su set, ho visto camere impegnate magari a Ferragosto col sole diretto, la camera è nera anche sotto gli ombrelli che si scaldano parecchio. Allora, Panasonic qui è stata onesta, ci ha detto che la camera non ha limiti temporali, cioè non si ferma a 30 minuti, può andare oltre, ma certo, manca un sistema di raffreddamento, quindi è presumibile che con temperature di esercizio, cioè temperature ambientali contenute, non ci saranno problemi, potrebbero non esserci problemi. Però è probabile che, o almeno questo è stato lasciato un po' intendere, che quando ci fossero temperature elevate e magari il sole diretto, potrebbero esserci dei problemi. Tra l'altro, questa cosa mi fa... tenteremo di verificare. È una cosa che mi fa pensare, perché dal punto di vista strutturale questa macchina, la G9 Mark II, è praticamente identica alle nuove Lumix S5 Mark II, che però hanno sotto, diciamo, al pentaprisma, sotto al mirino, visto frontalmente, delle prese d'aria per la ventilazione forzata con l'espulsione laterale, che è una soluzione molto elegante e credo anche efficace. Quindi hanno ripreso la scocca della S5 Mark II, ma non del tutto, e probabilmente anche per mantenere i costi, che tra l'altro restano identici a quelli della vecchia G9, quindi nuova generazione ma prezzo invariato, che di questi tempi tutto sommato è apprezzabile, probabilmente per mantenere il prezzo identico ha fatto sicuramente gioco il condividere la struttura con la S5, che quindi Mark II, che quindi, diciamo, è un progetto dal punto di vista strutturale già che si sta ammortizzando e che adesso il cui costo viene condiviso anche con la sorella minore in formato micro 4 terzi. Io ho visto, abbiamo qui ancora in redazione la S5 Mark II, sono praticamente due fotocamere identiche, fatta la debita differenza dell'innesto che, essendo nella S5 l'L-mount, qui il micro 4 terzi, in questo caso lascia più spazio al contorno, e quindi c'è stato modo per Panasonic di mettere un secondo pulsante di personalizzazione, personalizzabile, volevo dire, sì. E in effetti devo dire che l'ergonomia di questa macchina è risultata ottima, e ti faccio alcune note sull'aspetto appunto ergonomico. Rispetto alla G9 prima generazione, che aveva i due selettori che adesso vediamo sulla G9 Mark II, prima erano impilati sulla sinistra del mirino, e a destra c'era spazio per un monitor di servizio, un LCD monocromatico, che invece sulla Mark II non c'è, e le due torrette, diciamo, sono più semplici, più intuitive nell'uso, perché non sono sovrapposte. Qualcuno però credo che sentirà la mancanza del pannello di servizio. Mentre una cosa che forse, viste anche le ambizioni video di questa macchina, adesso potrai confermare o smentire, potrebbe far arricciare il naso, è che il monitor è sì completamente orientabile, quindi può essere ribaltato verso il fotografo in modalità selfie, ma questo assetto per chi usa un cage può risultare scomodo, perché è impossibile aprire il monitor e ribaltarlo verso l'alto se hai una struttura intorno a cui collegare degli accessori. Che tra l'altro non è una scelta unica di Panasonic, credo anche una Sony recente a questo, insomma, il monitor collegato lateralmente, incernierato lateralmente. Sì, è vero. Allora, è vero. Sì, può essere un limite, anche se magari è possibile anche creare dei cage o reperire dei cage che magari su quel lato lasciano un po' di spazio, ma c'è comunque il mirino.
E sì, ho visto che il mirino è di qualità superiore, no? Risoluzione superiore, e in alcuni casi a me non piace molto girare in video guardando nel mirino. Mi piace più guardare il monitor, magari collegando un monitor esterno, però il mirino di quella qualità risolve sicuramente. Quindi in realtà si attacca. Il mirino in realtà è rimasto invariato per qualità rispetto a quello della G9, mentre il monitor, che guarda caso invece cresce di risoluzione, che però, come avevo detto, resta incernierato su un lato. Ho capito. Beh, comunque il mirino è comunque di qualità molto elevata. È molto elevata, diciamo, c'era poco da migliorare, ottimo mirino, è un ottimo mirino. Quindi sicuramente uno ti appiccichi al mirino e in condizioni di illuminazione forte sicuramente risolvi, e quindi non hai bisogno di utilizzare il monitor integrato. Invece per la ripresa casual, cioè senza cage, senza gimbal per esempio, sì, lì il monitor rimane l'unico aiuto. Sì, quello potrebbe essere un problema, sicuramente sì. Ti ho visto abbastanza eccitato, sia quando siamo rimasti 3 ore ad aspettare che passassero le macchine per provare la messa a fuoco, per esempio, sulla raffica. Com'è andata? Sì. Guarda, il quartiere per essere Milano è incredibilmente tranquillo, quindi in effetti il traffico veicolare era quasi inquietante, più che tranquillo, sì, perché a un certo punto non passava nessuno. Però sono riuscito a fare un test interessantissimo ad un furgone che viene impallato da un altro furgone, viene riconosciuta la sagoma del furgone retrostante e la macchina continua ad agganciarlo, a tenerlo agganciato e a seguirlo fotogramma dopo fotogramma, fino a quando non ne resta solo che una minima parte visibile. Quindi diciamo che la cosiddetta intelligenza artificiale, quindi in realtà è un database molto istruito, molto farcito di dati, che riconosce e individua gli oggetti e li segue bene. Devo dire che in questo caso funziona molto bene. Il riconoscimento dei veicoli, ma anche dei soggetti umani, non abbiamo avuto modo di provarlo, nessun moto, nessun animali, devo dire molto efficiente e per giunta anche dinamico. E qui vabbè, adesso mi lascio un po' andare sull'autofocus. Abbiamo fatto, come ricorderai, anche una sequenza a 7 fotogrammi al secondo al nostro collega Lino, che si è prestato a fare da modello e finché era lontano individuava la sagoma intera. Quando si è avvicinato, l'autofocus è passato a inquadrare la testa, e quando si è avvicinato ancora di più è riuscito a individuare l'occhio, ed è su questo che fino all'ultimo fotogramma utile ha mantenuto il fuoco, il piano nitido, con notevole precisione, nonostante ci trovassimo in un androne poco luminoso, peraltro con un certo controluce. Quindi sia sui veicoli che sugli umani, devo dire, finora, nonostante sia, ripeto, un primo contatto e mi riservo ulteriori gradi di giudizio, devo dire finora molto, molto positivo. Sì, perché non è che mi ha lasciato molto tempo per provare il lato video. In quei pochi secondi che sono riuscito a strapparti la camera di mano, ho provato di questa funzione solo la rilevazione delle figure umane. E quindi non ho avuto la possibilità, per esempio, di seguire autovettura, perché non c'è niente lì. Però ho apprezzato in maniera straordinaria lo stabilizzatore, cioè è veramente straordinario. Mi sono messo a correre dietro di te e il risultato è, lo potete vedere, cioè questo è quello che come mi muovevo io, non con molta grazia, lo sappiamo, però insomma, stavo correndo, ti inseguivo senza badare molto alla stabilità del ferro, e invece il risultato è straordinario. Certo, ho messo tutto a palla, vi sono vari livelli che poi sicuramente analizzeremo con calma nella recensione più approfondita, che a questo punto magari potremmo pure pensare di fare insieme, tu la parte foto e magari nelle parti video. Però io sono rimasto veramente di stucco sulla qualità della stabilizzazione, cioè ci si può veramente lavorare benissimo, cioè non serve il gimbal, è incredibile. Sì. E invece mi ha incuriosito, ed è una cosa che io non ho avuto il tempo di riuscire a provare, la gamma dinamica. Invece ho visto che tu hai fatto dei test nascondendo l'obiettivo lì nella parte in ombra di questo sedile
Ecco, come è andata? Dunque, a parte il fatto che, come forse sai, perché ci seguiamo reciprocamente da sempre, io la gamma dinamica sul JPEG sì, la analizzo, però lascia sempre un po' il tempo che trova, perché certo. Ha a che fare la macchina con un quantitativo di dati limitato ed è sempre un po' parziale, diciamo, il risultato che si può ottenere. Certo. Preferisco lavorare sui RAW. Ciò nonostante, che però non si possono ancora utilizzare perché mancano. Non si possono ancora utilizzare. Io utilizzo sempre ACR di Photoshop per lo sviluppo dei RAW e ovviamente fino a che la macchina può darsi pure che nel momento in cui verrà comunicato ufficialmente il lancio della macchina, Adobe, che ha già preparato il profilo, lo pubblichi. Di solito con altri marchi invece addirittura passa qualche settimana dal lancio, dipende un po'. Varia da casa a casa, non so con Panasonic che cosa accadrà. Comunque, appena sarà disponibile ACR, visto che noi abbiamo registrato anche i RAW nella presentazione a Milano, analizzeremo anche quelli. E comunque, altra parentesi che apro e chiudo, da Panasonic ci hanno promesso un invio abbastanza sollecito di un campione, quindi faremo foto anche un po' più belline, perché comunque sì. Il contesto in cui abbiamo lavorato era limitato, era il cortile interno di un palazzo uso ufficio, quindi sì. Niente di particolarmente bello. E poi con firmware 0.5. Ah, vedi, tu hai notato questa cosa che non avevo notato. Però devo 0.5. Dire che nonostante ecco, un firmware provvisorio non ho trovato non ho trovato nessun bug, nessun sì. Blocco anomalo. E sì. Comunque, dicevo, tornando alla gamma dinamica, sul JPEG attivando l'idinamico alla massima intensità, l'obiettivo che avevamo nascosto in quella nicchia torna notevolmente visibile. Si vede nel passare da un'immagine all'altra in rapida sequenza. È come se si aumentasse di un paio di stop l'esposizione e quindi si schiarisce l'interno della nicchia di quella ottimo. Zona scura. E quindi sì. sulle ombre ha questo effetto, mentre sul resto dell'immagine su cui complessivamente la macchina ha calcolato l'esposizione, devo dire, ho notato un certo ammorbidimento del contrasto, ma credo che questo sia dovuto al fatto che la macchina ha agito anche su quelle parti un po' più scure della facciata del palazzo, che aveva una tonalità agli occhi di un umano tutto sommato costante, ma in realtà per la macchina non lo è. Quindi che ha fatto? Ha schiarito ombre inesistenti, ha schiarito i grigi medi e quindi complessivamente il contrasto risulta un po' troppo tenue. Però ti ricordo che avevo impostato questo dinamico alla sua massima intensità e sì, non è una certo. cosa che va fatta sempre. No. Bisognerebbe... Vabbè, ci sarebbe avuto più tempo che avremo sicuramente nel test. Senti, io sono anche curioso di una cosa, perché c'è la modalità... quella 100 megapixel, no? Gli 8 sì. scatti che poi vengono messi insieme, ecco quella... Sì. Com'è andata? Guarda, quella è stata sorprendente, ma me ne sono accorto già in ripresa, perché quando ho rivisto le immagini io ti ho chiesto di far oscillare una pagliuzza, non mi ricordo che abbiamo trovato nel giardinetto. Hai ucciso una pianta. Ho ucciso una pianta, ma lo scopo... Un ramo secco. Perché a vantaggio di chi non conoscesse questa tecnica, la macchina scatta un fotogramma alla volta ovviamente, ma grazie al supporto mobile su cui è montato il sensore può fare in sequenza un certo numero di immagini che poi fonde per moltiplicare sia la nitidezza, sia la risoluzione, chiedo scusa, non la nitidezza, sia la risoluzione, sia la fedeltà cromatica. Con microscopici a livello di pixel movimenti nelle quattro direzioni. E si chiama multishot, ogni azienda lo chiama a modo proprio, e devo dire che questo di Panasonic ha funzionato benissimo. Il test l'abbiamo fatto su tre piedi, ma si può fare anche a mano libera, perché c'è margine. Volendolo però analizzare veramente bene, l'abbiamo montata su tre piedi la fotocamera. L'incremento di risoluzione è notevolissimo, il disco di Siemens visualizzato dallo smartphone che avevi perché appoggiato lì. Casualmente avevo un disco di Siemens. Casualmente, perché non girare sempre con un disco di Siemens in tasca, in particolare certo. sullo smartphone?
Devo dire che la risoluzione entra molto verso il centro del disco di Siemens, ma la cosa che più mi ha stupito, perché questo forse è anche scontato, i 25 mega li moltiplichi per 4, arrivi a 100 mega, ci mancherebbe che la macchina non fosse in grado di risolvere dettagli più fini. Però di solito queste macchine che fanno il multishot con soggetti in movimento creano degli artefatti, perché un soggetto in movimento compare anche, se si muove ad una certa velocità, compare anche negli altri fotogrammi, creando a volte dei fenomeni di arcobaleno, di iridescenze, pixel casuali. Ecco, in questa macchina tutto ciò non accade. E bada bene, non parliamo di 4, 8 o 16 fotogrammi elaborati in post-produzione con un software dedicato, ma viene fatto in macchina immediatamente, tempo pochi secondi e il file è confezionato. Quindi evidentemente la macchina analizza tutti i, ora non ricordo sinceramente se sono 4, 6, 8 scatti che esegue, comunque li analizza e evidentemente individua gli elementi che si sono mossi tra un fotogramma e l'altro, scarta quelli che hanno creato degli artefatti, prende i migliori e usa solo quelli nel confezionare l'immagine grande. E il risultato è sorprendente e si vede anche su delle persone che camminano sullo sfondo, che non vengono moltiplicate come di solito accade, e si vede anche nel ramoscello che agiti tu. Resterà da vedere quando arriva il prodotto qui in redazione o nella tua, poi vedremo come funziona anche a mano libera. Devo dire, finora, bel risultato. Ho fatto anche un mini test su un mini test sull'alta sensibilità, purtroppo sempre al cospetto di quel cortile, ma lì potevamo farlo. E devo dire che per essere un sensore di taglia 4 terzi, ricordiamo che micro 4 terzi è l'innesto, il sensore taglia 4 terzi, è così denso, perché siamo passati da 20 a 25 milioni di pixel, quindi un incremento del 25% rispetto alla G9 di prima generazione, la resa alle alte sensibilità è buona. Ripeto, parliamo dei JPEG, non dei RAW. A voler essere pignoli, un po' di rumore cromatico, un occhio accorto lo scorge anche nel file scattato a 100 ISO, ma è molto lieve. Se non ricordo male, i dettagli cominciano realmente a perdersi sulle trame più fini tra 1600 e 3200 ISO, che tutto sommato, ripeto, vista la compattezza della macchina e soprattutto la taglia del sensore, è un dato a cui insomma, ci si può accontentare. Ovviamente, ecco perché il micro 4 terzi è svantaggiato da questo punto di vista, perché ovviamente i 25 milioni di pixel sono stipati in una superficie piccola, pixel piccoli, meno efficienti, quindi quando si tratta di amplificare il segnale non tiri su solo il segnale, ma tiri su pure il rumore di fondo. Però il vantaggio è che con un ingombro e un peso nettamente inferiori alla PSC e tanto più al full frame, hai una gamma di focali, loro spingono molto su questo aspetto, ci tenevano, si è visto in modo molto, molto sentito, no? A far vedere le differenze. Il vantaggio che poi conosco molto bene, perché noi abbiamo qui parecchie GH, abbiamo la GH3, GH4, GH5, GH5S, quindi diciamo le micro 4 terzi è un tipo di macchina che per le produzioni video io adoro, e quindi conosco bene il gran vantaggio di usare un tele e automaticamente ce l'hai raddoppiato per due. E certo, quindi in quel caso ho visto che puntavano molto sul fatto di avere un 1600 mm equivalente con duplicatore, dal peso complessivo di 2 kg. Anche sì, 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 confermo. Poi ovvio, chi vuole il massimo stacco dei piani, cioè la minima profondità di campo, deve andare su formati, su sensori di formati più grandi, ma se non sei un drogato del bokeh al lama, se non sei Nolan, se non sei Vanno Itema, poi esatto, anche perché sì, ok, l'85 non deve sul full frame, ma devi anche saperlo usare, e t'assicuro che quando lavori con una focale tipo 85-1.2 sul full frame basta un millimetro e la foto è da buttare. Infatti, ma vai a vedere Oppenheimer e vedrai il disaster.
L'ho visto e ci sono dei momenti di fuori fuoco non indifferente. Mi sa che lì l'addetto al fuoco si era andato a prendere un caffè. Guarda, un ultimo test ho fatto, perché hai visto, sì, ero particolarmente attivo perché questa macchina mi ha colpito, mi ha sorpreso notevolmente. Il test della stabilizzazione, perché tu hai fatto il test della stabilizzazione sul video ed è eccezionale, però lato fotografico anche. Ora loro dichiarano 8 stop in combinata, quindi il sensore stabilizzato nella macchina e l'ottica stabilizzata. E io ho fatto questo mini test con il 100-400 alla focale minima, quindi equivalente a 200, e ho ottenuto una percentuale molto alta, non ti dico il 100%, ma quasi, di scatti nitidi con almeno 6 EV di guadagno. Ah, quindi se non ricordo male, intorno a un ottavo di secondo, anche un quarto di secondo, molti scatti perfetti. Ora, gli 8 stop loro li dichiarano con lo zoom 12-60, inclusa la focale 12, ma secondo me non ha molto senso, perché se tu stai a 12 mm, che equivale a 24 mm, e calcoli 8 stop di guadagno partendo da un trentesimo di secondo, aiutami a fare i conti, 15, 8, 4, mezzo, 1, 2, 4, 8 secondi. Quindi non in teoria dovrei stare 8 secondi fermo, per cui o mi è venuta una paresi totale e mi sono trasformato in un manfrotto da 6 kg, o non ha senso calcolare il valore e l'efficacia della stabilizzazione su focali così corte. Ho un'idea, anzi ci è venuta poche ore fa in redazione, su un nuovo parametro di valutazione dell'efficacia degli stabilizzatori, ma questa me la tengo, ci ritorneremo, magari ne parliamo anche noi in separata sede e torniamo dai nostri amici, lettori, di chi ci segue con qualche dettaglio in più. Va bene, allora ti ringrazio per tutta questa dose massiccia di informazioni. E magari mandami pure qualche immagine, ci risentiamo prestissimo. Te la mando, ma ti devo dire l'ultima cosa, perché comunque fa 60 fotogrammi al secondo in autofocus continuo con mantenimento di tutto quello che si deve mantenere, con otturatore elettronico. Ok? Wow. Un altro dato non da poco. Però è interessante questa, qui avevamo sorvolato. L'otturatore meccanico è migliorato, sì, ma relativamente poco rispetto a quello della precedente generazione, perché si passa da 9 a 10 fotogrammi al secondo in autofocus continuo, mentre si passa, se non ricordo male, da 20 a 60 con l'otturatore elettronico. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'efficienza, sì, dei flussi di dati, il salto è davvero notevole. Vedremo poi, quando arriva la macchina in redazione, anche l'autonomia, perché credo che tutto questo potrebbe avere un costo, sì, dal punto di vista, sì, dell'autonomia. Vedremo. Senti, il prezzo? Il prezzo, come dicevo all'inizio, se non ricordo male, è rimasto invariato, quindi 1.900 solo corpo e 2.000 e poi i vari kit. Ci sono due kit, te lo dico subito, perché sì, quello con l'obiettivo più economico, il 1260 3556, che è targato, okay, Lumix, quindi il kit con questo obiettivo sta a 2100, mentre il kit con il Leica 1260 mm, che è luminoso, un po' più luminoso, è 284. Arriviamo a 2005, ma credo che al di là della luminosità sia anche un vetro un po' più pregiato. Lo vedremo. Ci siamo detti tutto. Grazie per ancora. Ora. Grazie a te. Quindi, alla prossima. Dico grazie a te. Alla prossima. Ciao, Emilio. Okay. Ciao. Grazie. Ciao.